recentemente costruito si inquadra all'interno del piano triennale per la ricerca del sistema elettrico. Affronta una tematica molto attuale, cioè quella inerente alla riqualificazione delle costruzioni residenziali esistenti, che presentano ad oggi un altissimo potenziale di efficientamento. Infatti basta pensare al fatto che circa il 25% degli edifici esistenti ad oggi registra consumi tra i 160 e i 220 kWh al metro quadro anno, quindi dei consumi veramente molto molto elevati. Il progetto mira principalmente a trovare delle soluzioni a tali condizioni. Facendo cosa? Cercando di superare quelle che sono le barriere esistenti all'implementazione di progetti di riqualificazione attraverso delle soluzioni di tipo modulare. Ci riferiamo quindi a soluzioni che gravitano nell'ambito dell'off-site construction. È una metodologia in grado di garantire contemporaneamente sia tempi rapidi di esecuzione, sia la realizzazione in presenza degli abitanti all'interno delle abitazioni, quindi senza la necessità di far spostare gli utenti durante la realizzazione del progetto. Sicuramente avremo il grosso vantaggio di limitare le polveri nell'aria dovuti alla presenza del cantiere e ovviamente efficientamento energetico e sismico della struttura con costi relativamente più bassi. Queste soluzioni a catalogo saranno ottimizzate, oltre che dal punto di vista dell'efficientamento energetico delle residenze, anche dal punto di vista del processo di produzione, dal punto di vista anche della logistica e della cantierabilità. Questo al fine di ridurre non solo i costi di gestione dell'edificio o della residenza riqualificata, ma anche con l'obiettivo di ridurre i costi e i consumi energetici relativi a tutta la catena di produzione degli elementi che noi andremo a studiare e a catalogare. Parteciperanno al progetto anche quattro importanti università italiane: il Politecnico di Milano, l'Università di Messina, l'Università La Sapienza e l'Università della Tuscia. Il compito di questi quattro importanti soggetti sarà quello di collaborare con attività molto diverse tra di loro al progetto stesso e diventare con queste attività complementari a quanto sviluppato da Enea.